Carissimi amici, una santa sera da tutti e bentornati o benvenuti a questa nuova puntata del ciclo di catechesi Vizi e Virtù che si propone di andare, come ormai sappiamo, a scandagliare le tre virtù teologali, le quattro virtù cardinali e i sette vizi capitali, ecco, alternando l'uno all'altra, procedendo in ordine, per evitare che soprattutto che ci si intossichi troppo con i vizi, insomma, perché parlare per un ciclo di catechesi soltanto dei vizi, dopo c'è il pericolo di fare un'intossicazione, ecco, di tutta questa mare di immondizia. È sempre prudente evitare le intossicazioni eccessive, perché certamente bisogna conoscere tante cose, però conoscere le cose belle è migliore che conoscere quelle brutte. Solo che quelle brutte bisogna conoscerle per combattere e per evitarle, quindi mi sembrava opportuno, ecco, fare questa opzione, ecco, di scegliere questa alternanza. E quindi, dopo essere volati verso il cielo con la virtù teologale della speranza, che è una virtù meravigliosa, ecco, e spero che qualche considerazione io faccio da cassa di risonanza in queste cose, come cerco sempre di fare. Cerco di non dire cose mie, ma di dare eco a cose belle e sante che sono state dette da chi è ben più grande e ben più santo di questo povero sottoscritto. Quindi spero che quanto ci siamo detti con la virtù teologale della speranza abbia contribuito a ravvivare un po' cuori, menti e animi, ecco, che corrono il rischio in questo periodo di essere un po' soffocati, ecco, da tante cappe, da cadere in sconforti, disperazioni, abbattimenti, scoraggiamenti, sfiducia. Ecco, niente di tutto questo nel nostro cuore, mi raccomando, perché c'è sempre speranza. Non dimentichiamolo mai. E guardiamo sempre in alto e guardiamo sempre al termine, ecco, delle prove e delle tribolazioni, che per chi le combatte e le supera adeguatamente, stando dalla parte giusta, finiscono sempre in gloria, finiscono sempre in cose che ci rendono migliori, peraltro e tra l'altro. Ora, apriamo le porte sul secondo vizio capitale, ecco, l'avarizia, un bruttissimo vizio. Un bruttissimo vizio, però profondamente radicato, come disgraziatamente dovremmo andare a vedere. È un tarlo terribile, è un vizio particolarmente odioso e meschino, che rende i comportamenti dell'uomo, ahimè, duri, detestabili e a volte proprio meschini, fino al limite del ridicolo. Ecco, io penso che, per carità, la superbia è un vizio capitale, anche l'orgoglio non bisogna mai alimentarlo insieme a quella disordinato amore di noi stessi, della nostra stima. Ecco, però, se uno evitasse di compiere proprio alcuni di quegli atti meschini propri del vizio dell'avarizia, per una forma anche di dire: ma io queste cose non le posso fare. La stessa cosa varrà poi ancora peggio per la lussuria, perché dico: ma sono cose talmente degradanti, sono cose talmente piccole, talmente becere, che non si possono fare. Ecco, quindi diciamo che sarebbe uno dei casi in cui, ecco, un po' di sana fierezza, ecco, potrebbe trovare un uso buono, ma io non mi abbasso a fare queste cose, ecco, nel senso che l'umiltà ci fa abbassare, anzi sprofondare, certamente davanti a Dio, ma non è umiltà abbassarsi a fare cose proprio meschine, miserabili, ecco, come non si piega la testa e non ci si sottomette a assurdità, insulsaggini, a abusi di potere o a follie, e quella non è superbia, quella è
è senso della propria dignità ed è inchinarsi a Dio solo e non a chi non è degno dei nostri inchini. Così noi non possiamo, ripeto, abbassarci e degradarci a atti tanto miserabili, quali quelli dell'avaro. Chiaramente, che cos'è l'avarizia? Non è tanto difficile, consiste nell'idolatria del denaro, anzitutto, del maledetto denaro e delle realtà create, quindi anche dei beni, perché il denaro in sé non è un bene, ma il denaro è, come dire, lo strumento con cui ci procacciamo tutti quanti i beni possibili e immaginabili, ecco, terreni almeno. Ecco perché è così tanto ambito. Oggi sapete che adesso stanno facendo tutte quante le guerre al denaro contante, c'è chi dice che tra poco il denaro non esisterà più, esisteranno soltanto i numeri, quindi i numeretti sui conti correnti, quindi diventerà tutto quanto un giochetto, insomma un giochetto pericoloso, ma un giochetto. Comunque, non parliamo di queste cose che se noi ci mandiamo per storto la serata. In ogni caso, l'avaro è l'idolatra del denaro e delle realtà create che vengono considerate. Questo è il punto proprio cardine di questo vizio, come fini e non come mezzi. Il denaro e le realtà temporali, quindi i beni che noi abbiamo in questo mondo, i beni anche materiali, concreti, devono essere sempre considerati come mezzi e strumenti e mai come fini. Questo è il confine tra la virtù e il vizio. Quindi le realtà create, l'avaro le considera come fini, non come mezzi, e usate esclusivamente, attenzione, usate quando lo sono, perché vedremo che una delle meschinità dell'avaro è che accumula senza neanche godersi a volte le cose. Questo è proprio l'avaro allo stato puro. In ogni caso, quando le usa, è soltanto per appagare bisogni, desideri e piaceri rigorosamente egoistici, senza alcuna attenzione ai bisogni e alle necessità altrui. Come sempre, in questa prima presentazione del vizio capitale, ecco, le cose che spero che il Signore mi aiuti a dire questa sera. Un'attenzione primaria sarà data ai passi del Vangelo, del Nuovo Testamento, soprattutto della Sacra Scrittura, in cui si parla esplicitamente di questo vizio e ovviamente sempre, secondo quanto promesso, avendo riferimento ad alcune letture tommasiane, con tommasiana intendo di San Tommaso d'Aquino, che come tante volte già detto e ribadito, sulla parte, diciamo così, morale della sua lunga esposizione teologica, in particolare riguardante vizi e virtù, ha toccato dei vertici non indifferenti. Allora, la prima cosa da dire è che nella prima lettera a Timoteo, San Paolo sferza e stigmatizza questo vizio con parole di fuoco, definendo l'avarizia la radice di tutti i mali. Quindi è veramente un'espressione forte, no? Cito testualmente adesso il brano, eh? L'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. In greco è, attenzione, la filargyria, letteralmente è proprio appunto amico dei soldi, l'avaro è.
radice, c'è proprio il termine greco rizza, di tutti i mali. Quindi radice è proprio un testo da meditare, perché dalla radice ho tutti i mali, panton tonk kon, tutti. Siamo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetti 10 e anche 11, no? E prosegue per il suo sfrenato desiderio. Quindi, presi da questo desiderio sfrenato, perché alcuni hanno deviato dalla fede e da se stessi si sono procurati molti tormenti. Deviare dalla fede e procurarsi molti tormenti. Questo fa capire molto molto bene, no? Ma come? I soldi e i beni, anziché darti, anziché darti gioie e pace, ti danno tormenti? Sì, tanti tormenti. E deviazione dalla fede, che qui il termine è abbastanza chiaro. In latino è erraverunt fide. Hanno proprio preso una cantonata e attenzione, spalancandosi addirittura in tal modo, volenti o nolenti, le porte della stessa dannazione. Quindi l'avarizia, intesa come vedremo in senso forte, ci porta dritti dritti all'inferno. E la conferma, penso che tutti quanti lo ricorderemo, è l'episodio, che è meglio citare subito, del cosiddetto ricco epulone, meglio sarebbe dire il ricco senza nome, che è Luca 16, 19, 31. Banchettava, penso che tutti quanti ricordiamo la storia, no? Quest'uomo che ricco la banchettava lautamente, e c'era questo poveraccio seduto alle porte della sua casa, Lazzaro, coperto di piaghe, che bramava di sfamarsi di quello che cadeva dalla tavola del ricco. Luca indugia, no? Luca era il segretario di San Paolo, cani che leccavano le piaghe, no? Invece questo vestito di porpora lino finissimo, quindi oggi sarebbe uno vestito a qualche boutique, a qualche emporio di quelli che vanno di moda, che banchettava ogni giorno lautamente. È chiaro che il testo evangelico è di una evidenza che al momento della morte quest'uomo cade nella dannazione in maniera inequivocabile, perché stando negli inferi è tra i tormenti. Quindi non è che stava a farsi, insomma, una gita di piacere, no? E poi conosciamo tutti quanti il proseguo del brano, no? Perché questo brano è l'affermazione, primo, dell'eternità dell'inferno, eh? Qui c'è qualcuno che ancora non ci crede tanto. Quando Lazzaro gli dice: tra noi e voi c'è un grande abisso, coloro che poi di qui vogliono passare dove non possono, e né da lì si può giungere fino a noi. E anche la frase conclusiva, no? Dice: manda qualcuno ad avvisare, perché non ci credono che esiste l'inferno. E lui gli risponde: hanno Mosè e profeti, quindi ascoltano loro e attenzione a quello che dice. Dice: no, 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 ma se va qualcuno dai morti,
no, se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno risorgesse dai morti saranno persuasi. Capite questo che significa? È una applicazione del noto proverbio popolare che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E di quanto sia importantissimo davanti a Dio mantenere sempre la mente e il cuore aperti. Io, figlioli miei cari, questa è una catechesi, certamente parliamo dell'avarizia, no? Ho 50 anni sonati, quasi 18 ormai, ci avviciniamo di ministero. Se c'è una cosa che io ho imparato a temere e che mi fa veramente paura quando la vedo, sono i cuori e le menti chiuse. Sono le arroganze, le supponenze di chi si pensa di sapere già tutto, di non avere bisogno di niente e di essere il possessore della verità, molte volte costruita e intagliata a propria immagine e somiglianza, senza nessun tipo di fondamento di nessun genere. Perché quando si sta in queste situazioni, si vanifica tutta la volontà salvifica di Dio. Io se c'è un dolore, e l'ho avuto tante volte nel mio ministero, è il non poter aiutare alcune persone pur pensando di sapere come fare, poi può essere pure che mi sbaglio, a causa della loro non volontà di farsi aiutare. Perché se qualcuno non mi ascolta, cioè per carità, non mi consente di dargli una mano, io non gliela posso dare una mano. Penso che questo sia un modo con cui il Signore rende partecipi i suoi ministri del suo immenso dolore, perché se mi dispiace a me, figuriamoci quanto dispiaccia a lui, no? E questo accade quando, perché dice, se viene un morto che risuscita, cioè quando una persona c'ha un'idea fissa, un pregiudizio forte, una convinzione anche sciocca ma radicata, e poi qui ci sarebbe da discutere, però rimando al ciclo di catechesi, danno un senso alla vita di cielo, alla parte dove si parlano di tutti quanti i meccanismi interni che noi abbiamo e tutti quanti i meccanismi consci o inconsci che noi abbiamo, con cui ci andiamo a blindare dentro le nostre pseudo-convinzioni, non perché le abbiamo fondate, radicate su argomenti e convinzioni solide, ma perché lì ci trinceriamo dietro qualche cosa che rappresenta la nostra sicurezza, che ci protegge dal dover andare ad affrontare molte cose che sono dentro di noi. Quante volte, figlioli miei cari, ho visto persone trovarsi in difficoltà perché, e francamente qualche volta l'avevo anche detto, le avevo avvertite, dico, guarda, figlio mio, figlia mia, se tu non risolvi questo problema con questa situazione, poi, quando ti troverai in certe circostanze, i nodi vengono sempre tutti al pettine. Non farai la volontà di Dio e la cosa giusta, perché ti porti dietro questa cosa sistematicamente, regolarmente, drammaticamente. Ecco queste mie povere parole, che non si tratta di essere profeti, questa è una profezia fin troppo facile, ma semplicemente aver accumulato un minimo di esperienza, ci sono inesorabilmente
rivelate vere. Quando perdiamo quell'umiltà profonda che dobbiamo avere di essere aperti, perché se noi siamo aperti, cioè il problema nella vita non è sbagliarsi. Non è sbagliarsi, ma è riconoscere di aver sbagliato. Il problema della vita non è, a molte volte noi sbagliamo perché siamo stati ingannati. Il demonio, il diavolo, è il grande ingannatore. Questo è lui. Quindi molte volte noi, in perfetta buona fede, facciamo delle stupidaggini grosse quanto una casa, convinti che stiamo facendo la cosa giusta, perché non ci abbiamo pensato abbastanza, evidentemente. Però questo è. Ok, buono. Come facciamo a proteggerci da questo? Punto interrogativo. Come facciamo? Semplicemente mantenendo il cuore aperto. Noi non dobbiamo avere nessuna paura di confrontarci con la verità. Anche perché, qui parla anche a noi preti, noi non abbiamo nessun potere contro la verità, ma sempre per la verità. Ecco, quindi attenzione perché l'episodio del ricco Epulone ci dice, primo, che l'avarizia, ovviamente coltivata in maniera estrema, può causare quella durezza di cuore, quella insensibilità, tale da meritare la dannazione. Pericolo della dannazione che è un pericolo reale. La superbia oggi si manifesta tantissime volte, in tante persone, io lo vedo anche sui social. Commenti che vengono fatti a tweet, a video. Quando una persona si scaglia contro una verità di fede, per esempio questa dell'eternità dell'inferno, sta facendo un gravissimo peccato di superbia, non di avarizia. Perché dinanzi a una verità di fede, non è che tu ti puoi arrabbiare o contestarla perché ti sembra strana o perché non la capisci, perché non è la verità di fede che si deve adattare al tuo cervelletto, ma è il tuo cervelletto che deve fare l'atto di umiltà di accogliere quella verità di fede. E se non la capisci, cerca di informarti bene, chiedi, approfondisci e poi vedrai che la capisci. Ora, tornando all'avarizia per non divagare troppo. Il vizio dell'avarizia, propriamente detto, si distingue in due specie. C'è la cupidigia, se andiamo a vedere un altro brano del Vangelo, e l'avarizia propriamente detta. La prima, la cupidigia, la cupiditas proprio in latino. Cupiditas significa in latino desiderio, bramosia, un desiderio intenso. La cupidigia è propriamente il desiderio di accumulare disordinatamente e sempre più denaro e beni sensibili. Qual è l'episodio evangelico che parla di questo in maniera emblematica? La parabola del ricco stolto, ancora nel Vangelo di Luca, perché attenzione che Luca, da buon segretario di San Paolo, ha moltissimo a cuore, più degli altri evangelisti, il tema dei soldi e di tutto quello che tiene i soldi, perché è San Paolo che ha scritto che l'avarizia è la radice di tutti i mali. E quindi è chiaro che anche nella predicazione, anche evangelica, San Paolo stesso e quindi il suo redattore San Luca ha dato una discreta rilevanza a quei passaggi della predicazione di Gesù che stigmatizzano questo pericolo. La parabola del ricco stolto dice: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia. Eccolo qui, no? Termine differente in greco. Cupidigia è
pleonexias, cioè, vedete, plero eco, cioè avere troppo, avere la pienezza, cioè quello che arraffo tutto, voglio tutto. Per capire, insomma, la dinamica di questo vizio, no? Perché anche se uno è nell'abbondanza, dice Gesù, la sua vita non dipende dai suoi beni, dai suoi possedimenti, letteralmente. Participio del verbo iuparco. E dice la famosa parabola, no? Questa la campagna di quest'uomo ricco che aveva dato grandi raccolti, e questo dice: oh, adesso che facciamo? Oh, adesso ti faccio vedere io. Non so neanche dove metterla tutta questa roba. Adesso faccio costruire magazzini più grandi e vi raccolgo tutto dentro. Dopo dirò: oh, il sogno di tutti. Mettiamoci un po' a pancia all'aria e godiamoci tutti quanti questi beni. Oh, mangia, bevi e datti alla gioia, evviva! Ecco, ma il Signore dice: stolto, attenzione, vedete, afren, senza cervello, l'alfa primativo, cioè in inglese è foolish, tu sei matto. Chi fa questo è matto, dice Gesù. È fuori, diremmo noi con un fuori. Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. In greco è, vedete perché, la tua anima, psyche, non la vita, come dire, la vita biologica è la tua anima, animam tuam, traduce San Girolamo nella Vulgata, perché in greco c'è psychen. Sapete, apriamo una piccola parentesi, quando uno muore, questo lo dico sempre ai miei parrocchiani, nelle epigrafi la frase migliore da scrivere non è, ci sono quelle, diciamo così, umane, è venuto a mancare all'affetto dei propri cari, ecco, o addirittura è tornato alla casa del padre, o qualcuno è volato al cielo, ma siamo proprio sicuri? Chi decide questa cosa qui? Se uno è tornato alla casa del padre o è volato al cielo, che lo decidi tu? Io direi che sarebbe il caso di farlo decidere al nostro Signore se una persona torna alla casa del padre o vola al cielo, no? Cosa dice qui? Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua anima. Quando uno muore, la cosa bella da scrivere sulle epigrafi è: oggi ha reso l'anima a Dio. Come dice anche San Paolo nel Nuovo Testamento. Quando lasceremo questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione eterna da Dio, ma dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per rendere conto delle cose che abbiamo fatto finché eravamo nel corpo, sia nel bene che nel male. Questo succede alla morte. Si rende l'anima a Dio. E perché è cretino, è stupido, è stolto, è fuori, è pazzo quello che ha vissuto di cupidigia, accumulare, accumulare, accumulare. Perché tutta quanta questa roba ti resta sulla terra. Hai accumulato tesori per te, non sei arricchito davanti a Dio. E adesso che facciamo? Che ci fai con tutta quanta quella roba lì? Ma cosa c'è dietro? Tu sei pazzo, tu sei. Perché sei pazzo? Amici miei, chiunque ascolti queste povere cose, ma se non ci pensi tu alla vita eterna, ma chi ci pensa al posto tuo? La vita è la tua, così come la mia è la mia. Ma tu ci vuoi pensare che qui su questa terra, adesso sono ancora. È un anno che dico sempre, sono 2 anni che dico sempre queste cose qui perché. Bisogna dirle, qualcuno le deve pure dire, no? Adesso sono tutti quanti preoccupati, sclerati,
D'accordo, terrorizzati di perdere la vita biologica, per carità, non è mica una cosa bella. Ma io da sacerdote, da pastore, da cristiano anche, dico, ma uè, ma è questo il male assoluto? Il problema non è perdere la vita biologica, perché per i figli di Dio, tra l'altro, perdere la vita biologica è una grazia, non è una disgrazia. Non perché si odia la vita. San Paolo dice: io, se dipendesse da me, vorrei partire subito perché me ne voglio andare in paradiso. Se dipende da me, ma siccome sto facendo l'apostolo, quindi sto adempiendo la mia missione, forse servo ancora a qualcuno, forse il Signore si degna di servirsi di me per fare un po' di bene. Se vuole che rimango qui, io rimango. Non è che. Ma noi non abbiamo nessun dubbio che esista la vita eterna e che non vediamo l'ora di andarci. E nella vita terrena non stiamo a perdere tempo ad accumulare beni su beni che dobbiamo lasciare, ma stiamo impiegando la vita e il tempo ad accumulare opere sante che ce le ritroviamo in paradiso per tutta l'eternità. Se non le fai adesso, non le fa più nessuno al posto tuo. Io dico spesso, l'altro giorno al funerale l'ho proprio detto, proprio così come lo sto dicendo a voi. Dico: ma scusate, fate funzionare la testa. Le cose che dico, non, cioè, lasciate perdere la fede, fate funzionare la testa. Io dicevo a una persona, dico: scusate, ma secondo voi, nell'altro mondo, si presenta davanti a Dio Padre Pio e Totò Riina, d'accordo? Ma secondo voi la sorte di queste persone è la stessa? Supponiamo, perché qualcuno dice che Totò Riina abbia fatto un atto di contrizione in punto di morte. Io non sto aspetto a me giudicare, d'accordo? Supponiamo che abbia proprio col cuore invocato la misericordia di Dio e gliel'abbia concessa. Ma ammesso che questo accada, ma secondo voi uno che ha campato così, che ha centinaia di morti sulla coscienza e di crimini, ma può essere trattato allo stesso modo di Padre Pio? La gente dice che non esiste la giustizia di Dio. Ma che dici? E similmente, dico, vabbè, questo è un esempio macroscopico. Dico, nessuno di noi è santo come Padre Pio e nessuno di noi è peccatore come Totò Riina, forse. Va bene, facciamo una cosa un pochino più terra terra. Dico, scusate, una persona che a messa non ci va mai o quasi. Una volta si ricordavano almeno Natale e Pasqua, adesso si ricordano più manco Natale e Pasqua. Non mette Dio al primo posto. È avaro, è superbo, è lussurioso. Sesto comandamento, zero. Terzo comandamento, a messa ce l'ha quasi mai. Bestemmia come un turco. Parolacce a tutto spiano. Maldicenze, inimicizie, persone che non ha perdonato. Odi, rancori, desideri di vendetta. Droga, aborti, che ne so, alcol, trattamento malamente dei genitori, ruberie. È una persona che invece va a messa la domenica, si mantiene puro, casto, si è sposato, è fedele alla moglie, non pratica la contraccezione, non pratica la sessualità sporca, non vede la pornografia. E si astiene dal linguaggio volgare, da tutte le azioni inquinanti dell'anima, va a messa tutte le domeniche, non bestemmia, rispetta il prossimo, non parla male del prossimo, non calunnia, cerca di stare in pace con tutti, perdona le offese. Ma scusate, ma le persone che, cioè, due persone così muoiono e hanno la stessa sorte. Ha fatto un sacco di elemosine, adesso lo vedremo. I soldi vanno santificati se ce l'hai. Non fanno la stessa fine? Punto interrogativo. Ma è pensabile una cosa di questo genere? Cioè, che cosa ti dice il cuore, la coscienza? Cioè, se tu cioè, vedessi, cioè, ma pensiamo che Dio sia meno giusto di qualunque persona di buon senso umana? Ma che razza di idea ci siamo fatti di Domine Dio? Con la scusa della misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia. Ma certo che c'è la misericordia non è, come dire, fa niente qualunque cosa che hai fatto. Cioè,
Io ho raccontato, insomma, di giovani scandalizzati che hanno visto funerali di amici morti, per carità, sono tragedie, sono disgrazie. Ma insomma, una persona che muore schiantato contro un albero perché era ubriaco fradicio, uscito da una discoteca, lo si era impasticcato, è una vita. Gli amici lo sanno, bestemmiava come un turco, c'era una donna, una ragazzina peccantone, cioè, e ti sentono, adesso è entrato un angelo in paradiso, ma si possono di cose del genere, io dico, ma nessuno vuole dire niente, ma evita, no? Cioè, non di niente, di semplicemente è una tragedia, una disgrazia, sto povero ragazzo, lo affidiamo alla misericordia del Signore e basta, no? Perché poi la gente non è mica cretina. Cioè, io ho mai successo di ritrovarmi qua con giovani che dicevano: oh, ma adesso tiro di così, ma che allora è così? Allora fa niente, no? Attenzione, insomma, no? Oh, quindi abbiamo parlato della cupidigia. L'avarizia propriamente detta, invece, consiste non nell'accumulo, ma nell'attaccamento ai beni che si hanno. E nella riluttanza, come Epulone, non solo a condividerli anche con chi veramente sta in condizioni disperate, ma addirittura ad usarle per sé, a volte anche per cose ordinarie e necessarie. Sapete che la fantasia dell'uomo ha creato dei personaggi emblematici, no? Cioè, chi non conosce l'avaro di Molière, Arpagone. Chi non conosce, chi non si è mai letto in vita sua Topolino, che ha conosciuto Paperon de Paperoni, sono caricature, sono personaggi di fantasia, però, pur essendo caricature e personaggi di fantasia, amici miei, insomma, no? Sono personaggi emblematici, perché purtroppo, e ci stanno in giro, gli avari e i Paperon de Paperoni. Purtroppo in giro ci stanno, amici miei, quindi ci sono. Ok. E purtroppo l'esperienza insegna che persone ben vegete e reali esistono non molto distanti da questi personaggi di fantasia pur caricati. Quindi ci stanno purtroppo, ci sono. Ora, secondo San Tommaso d'Aquino, la cupidigia è fomentata dalla possibilità di procacciarsi attraverso il denaro beni materiali a volontà, a iosa, e di soddisfare qualunque desiderio peccaminoso. San Tommaso aggiunge che questo vizio stravolge tutte le azioni dell'uomo, instillando in ciascuna di esse il principio del demoniaco, dell'egoismo sfrenato e sistematico. Cioè, qual è? Fare ogni cosa per sé o per proprio utile. Cioè, pensare soltanto alla panza propria, ed è detto proprio in termini molto, molto prosaici. E questo a causa della volontà di godere in modo eccessivo e disordinato delle creature o dei beni creati. Un vero cancro e tarlo dell'anima. Tanto più grave in quanto direttamente opposto ad alcune parti della regina delle virtù, cioè la carità. La carità, tra le sue parti, come vedremo, finita per appunto il vizio capitale dell'avarizia, ha due cose meravigliose, che sono l'elemosina e la misericordia. La misericordia, per esempio, nelle opere corporali di misericordia, consiste nell'elargire beni materiali, dar da mangiare agli affamati, glielo dai o gli dai la possibilità di comprarlo, dar da bere agli assetati, glielo dai o gli dai la possibilità di comprarlo, vestire gli ignudi, li vesti o gli dai la possibilità di vestirsi. L'elemosina è una parte della
carità, l'elemosina, se volete un consiglio spassionato, d'accordo? Consiglio spassionato, fate quanto più elemosine potete. Fatene più che potete. Cioè, ci sono quei pochi che ci credono, non sono molti, che temono un po' il purgatorio. Dice, sì, io all'inferno ho fatto la confessione generale, spero di non andarci, sono pentito dei peccati che ho commesso, però con tutto quello che ho fatto, chissà quanto purgatorio mi devo fare. Forse non te lo puoi fare per niente, quasi. Ecco, ci sta un sistema. Lo dice San Pietro, la carità copre una moltitudine di peccati. Con carità, in quel contesto, come vedremo a suo tempo, intende proprio l'elemosina, l'elemosina. Ed è importante proprio fare l'elemosina. Ovviamente l'elemosina va fatta in maniera intelligente, d'accordo? Elemosina non significa che la prima persona che incontri per strada gli dai soldi. Devi avere discernimento. Se c'è un povero disgraziato che tu capisci, no? Adesso faccio gli esempi perché poi la gente evidentemente a volte se le chiede tante, tante cose, no? Scusate chi sta seguendo la diretta, devo assolutamente fare un'operazione, se no tra poco salta tutto che devo mettere sotto carica. Ok, scusate un attimo. Abbiate pazienza, purtroppo ci sono. E anche di sentire la disferita per questo disturbo momentaneo. Ok. Allora, se uno incontra una persona per strada, deve vedere. È una persona che si capisce che c'ha fame, è una persona che sta senza una gamba, una persona che insomma, che capisci, insomma, no? O è una persona che tu vedi è un ubriacone, poverino, o è un tossicodipendente, poverino. Lì devi avere discernimento, non gli puoi dare, cioè, quando ti danno i soldi è sempre bene darli preferibilmente attraverso canali sicuri, ce ne sono tantissimi adesso in giro anche nell'ambito del volontariato cattolico, ci sono tantissime cose anche online, strumenti sicurissimi, ecco, dove andare veramente ad asciugare un sacco di lacrime. Poi ci sono, per esempio, una grande opera di misericordia, una grande elemosina è una di quelle più raccomandabili, far celebrare le messe per i defunti, è una cosa che pochi hanno questa sensibilità. Guardate che le elemosine che noi facciamo, ricordatevi quello che vi dico, non sono anni che lo dico, quindi sicuramente chi mi segue ha già sentito questa cosa tantissime volte. Vanno direttamente nel conto corrente della Banca del Cielo, cioè i soldi che noi abbiamo avuto sulla terra, quelli che ci siamo spesi per noi, ce li siamo spesi per noi. Quelli che lasciamo faranno bestemmiare o litigare spesso e volentieri perché c'è la famiglia e gli eredi, d'accordo? Ma quelli che abbiamo dato in elemosina ce li ritroviamo dall'altra parte. L'unico modo per portarsi i soldi dall'altra parte. E il nostro Signore ricompensa l'elemosina, lo dice nel Vangelo, con tasso di interesse 100 per uno qui sulla terra e vita eterna in paradiso. E siccome, figlioli miei cari, tutti quanti dicono che non sono attaccati ai soldi, questo poi lo vedremo nel proseguo di questo, ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare o la mare, a seconda di come uno lo preferisce, perché non è vero, ai soldi siamo attaccati tutti quanti, tutti. E il modo con cui ci distacchiamo costantemente è salare i soldi, come con l'elemosina, te ne privi. E come? Ah, questo poi dovrai imparare tu ad agire secondo coscienza. Capito? Ci sono dei gesti eroici, ci sono dei gesti comuni. Qual è la regola? Non ci sono, cioè, più ne fai, meglio è. È evidente, chi c'ha la famiglia, chi c'ha i figli, cioè ci sono tutta quanta una serie di circostanze, è meglio che specifico perché poi quindi
Però, in linea di massima, più ne fai e meglio è. Che uno pensi anche a sistemare, a provvedere ai figli, va bene. Che uno debba, come dire, lasciare i figli, come dire, con una montagna di soldi, io se fossi, ci penserei un po', d'accordo? Ecco. Un genitore a un figlio deve anzitutto dare una montagna di buoni esempi, una montagna di virtù insegnate e praticate. Certamente, poi ci stanno pure, c'è anche il benessere economico, per carità, nessuno ci sputa sopra, insomma, no? Quindi, no. Ma entro certi limiti. Quindi l'elemosina e la misericordia. Ci sono tantissime belle opere da compiere. Poi sono altre due virtù che sono contraddette dall'avarizia. La liberalità. La liberalità, dice San Tommaso, insieme alla virtù della religione, la parte più nobile della virtù cardinale della giustizia, cioè dare. C'è più gioia nel dare che ricevere. E poi c'è una parte della virtù cardinale della fortezza, come vedremo, che è la magnificenza, che è proprio, che è il fare le cose in grande, cioè quando sto facendo una cosa, specialmente quelle che si fanno per amore di Dio e per il bene del prossimo, la faccio alla grande, cioè magnificenza vuol dire letteralmente magnum facere, cioè fare le cose in grande, cioè che è al contrario, scusatemi il termine un po', del pulciaro, no? Proprio dello spilorcio, di quello che sta sempre a risparmiare, cioè devi fare una cosa per la gloria di Dio, il meglio. Devi fare una cosa per il prossimo, se puoi, falla bene. Cioè, quando fai un'elemosina un po' vera, se decidi di fargliela, st'elemosina, per esempio, a un barbone, se gli dai 10 centesimi, adesso non voglio dire, attenzione, c'è anche l'obolo della vedova, chi non arriva alla fine del mese, 10 centesimi sono tanto, si capisca sempre il senso, no? Ma provate a mandare a una persona del genere 5 euro. Cioè, attenzione, un barbone che io, per esempio, tante volte girando per Roma, ti trovi per strada uno che la gamba non ce l'ha, d'accordo? Cioè, non è che ce l'ha nascosta, non ce l'ha proprio. Quello come fa? Cioè, presumibilmente con quei soldi ce mangia, no? Io quando mi capita di dare qualcosa dico sempre: mi raccomando, mangia, non bere. E non ti comprare sigarette, non fa altre cose del genere, no? Però anche in quel piccolo gesto, un po' di magnificenza, no? Anziché 10 centesimi, se dai 2 euro, 5 euro, 10 euro, a vedere che faccia che fa, quello ti si ricorderà tra l'altro tutta la vita. Perché? E quando sarai morto, il nostro dice: guarda, oh, questo mi ha dato 10 euro, questo qui. Ricordati, questo è l'unico in tutta, cioè sono stato 50 anni a chiedere l'elemosina, solo questo mi ha dato 10 euro, per dire, no? La magnificenza, il fare le cose in grande, quando c'è di mezzo la gloria di Dio e il bene del prossimo. Ora, l'esperienza insegna che questo brutto vizio, andiamo verso la conclusione, colpisce principalmente i ricchi, l'avarizia è paradossalmente è principalmente un vizio dei ricchi, che pur non essendo a volte, come pensa erroneamente qualcuno, tutti cattivi e dannati, cioè i ricchi uguale il male dannati, non è così, perché ci sono alcuni ricchi che sono buoni, che sono bravi cristiani, che hanno imparato a usare bene i soldi, che fanno un sacco di opere buone senza che lo sappia nessuno, una montagna d'elemosine, e sono una benedizione. Il caso più emblematico è Lazzaro, che era il miglior amico di Gesù, ma che era miliardario, per chi non lo sapesse. Miliardario, non è che era uno che aveva qualche cosa, era il figlio del governatore della Siria, Lazzaro di Teofilo, quindi era uno, cioè aveva le tenute intere, tuttora oggi, cioè Betania, come dire. La casa di Lazzaro era una villa mega galattica, cioè non era la casupola
della Palestina ed era il miglior amico di Gesù. Non credo che Gesù avesse come miglior amico un empio peccatore, no? Ecco, quindi i ricchi non sono tutti quanti maledetti e dannati, ecco, e disgraziati e cattivi. Certo, sono esposti. Gesù ha parlato delle ricchezze come un pericolo, non come un male. Dice, è molto difficile, ma non impossibile. Dice, impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio. I passi del Vangelo, il commento al brano del giovane ricco, no? Questo ricco che non ce la fa a lasciare tutto e lascia Gesù, anziché lasciare le ricchezze per amore di Gesù, no? È anche, sempre in base ai Vangeli, è anche molto difficile fare delle fortune in modo onesto. Ci ricordiamo la parabola dell'amministratore disonesto, Luca 16, ancora Luca, 9 e seguenti, quando Gesù dice: procurate gli amici con la disonesta ricchezza. Perché la chiama così, no? Perché fare una fortuna in maniera del tutto fluido, diciamo così, liscio, pulito, è un pochino complicata, no? Il termine greco è disonesta, è ingiusta. Adico, proprio da adiche, senza giustizia. Qui ci sarebbe da fare veramente una bella esegesi in che senso Gesù la definisce ingiusta, no? Perché dicevano tanti padri della Chiesa, scrittori ecclesiastici, quando la ricchezza supera, diciamo, certe proporzioni, tu ti stai prendendo qualcosa che non è tuo, perché fino a quando ci sarà qualcuno che muore di fame, se un super riccone fa qualche opera di elemosina, quando ce n'è proprio veramente a palate, è elemosina o è giustizia? O sta rendendo giustamente una parte di quello che non dovrebbe possedere, fermo restando ovviamente nella fede cattolica, per carità di Dio, insomma, no? C'è la proprietà privata, eccetera, eccetera. Ma quando è veramente troppo, proporzioni, quindi palate di soldi, fare i soldi a palati, figlioli miei cari, senza voler giudicare a priori nessuno, per carità, ci sono sempre le eccezioni. Che ne so, uno muore e riceve un patrimonio in eredità, e quello è il titolo con cui l'ha ricevuto, è giusto, no? Però, ecco, Gesù dice: procuratevi amici con la disonesta ricchezza. Ovviamente qui non parla, come dire, dei delinquenti, insomma, no? Cioè, cioè degli spacciatori, cioè, quella. A che cosa vuoi che serve una cosa del genere, no? Sono l'escamotage, insomma, a volte, insomma, no? Ed è comunque un'esortazione a dare. Per noi figli di Dio c'è più gioia nel dare che nel ricevere. C'è proprio la logica evangelica: chi perde la vita la trova, e chi si accaparra, difende e cerca la vita, la perde. Ecco, attenzione, concludendo, a non ritenersi, concludendo con questa prima parte, a non ritenersi troppo facilmente distaccati dal denaro, perché questa è una cosa che va provata, se è vero, e va provata appunto attraverso gli strumenti di mortificazione che abbiamo visto, cioè le elemosine. E attenzione che, come tutti i vizi capitali, questo teniamolo sempre presente, questi sono male piante che crescono nell'humus della nostra anima, purtroppo vulnerato dal peccato originale. Quindi Dio ce ne scampi e liberi che ci riteniamo esenti
da qualcuno di questi. Noi dobbiamo essere consapevoli che purtroppo i germi dei vizi capitali ce li abbiamo tutti e sette dentro di noi e che dobbiamo costantemente tenere alta la vigilanza e alta la guardia, rintuzzandoli, mortificandoli e tenendoli inattivi nel compimento di atti contrari. Abbiamo già visto questa sera quali sono quelli che ci aiutano a stare alla larga dalla cupidigia e dall'avarizia. Bene, amici carissimi, a Dio piacendo, ci vedremo tra 2 settimane su queste frequenze, perché la settimana prossima, se Dio vuole, c'ho una settimana di stop, di un po' di riposo, per grazia di Dio, dopo, ecco, il tempo impegnativo, ecco, del Natale, e non lunedì prossimo, ma tra 2 lunedì, se Dio vuole, ci ritroviamo insieme su queste frequenze per continuare il nostro discorso e la nostra analisi del vizio capitale dell'avarizia. Bene, che Dio vi benedica e che la Beatissima Vergine sempre vi protegga, e alla prossima.